Grazie carissimo Alfredo, sono io che ringrazio te e così come ringrazio il direttore generale dell'ISPRA Alessandro Bratti e tutte le persone, tutta la macchina di ISPRA che ha lavorato in maniera importante, costante per organizzare questa importante giornata. Sono evidentemente onorata e anche un po' emozionata di sedere qui a questo tavolo con il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. Mi avete visto arrivare assieme al generale Vadalà, il commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive. Come avete avuto modo di vedere, abbiamo due commissari straordinari che partecipano durante le tre giornate e abbiamo avviato un lavoro importante assieme al Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. Un lavoro che è iniziato lo scorso anno e che ha visto l'evolversi delle attività e della programmazione durante diversi incontri che si sono tenuti presso la sede di ISPRA Roma. Il Sistema Nazionale, chiedo scusa, e Remtec hanno avviato un percorso. Ho perso la voce purtroppo ieri, ma penso che mi sentiate ugualmente. Abbiamo avviato un rapporto di collaborazione profondamente strutturato che io mi auguro possa evolvere ulteriormente nel tempo. Ci siamo lungamente interrogati su come Remtec potesse in qualche modo dare un supporto fattivo e concreto al sistema nazionale e abbiamo deciso di istituire dei tavoli permanenti di confronto. Quando abbiamo deciso di farlo, ci siamo anche chiesti come comunicare questa iniziativa. Si tratta di un'iniziativa evidentemente in qualche modo innovativa, per cui anche difficile da trasferire. Quindi abbiamo deciso di lanciare due call parallele, una call presso le agenzie, quindi attraverso il sistema di protezione ambientale, e una call presso il sistema privato delle imprese e delle associazioni. Beh, vi posso garantire che se all'inizio ciò aveva destato un po' di così poca comprensione forse rispetto all'obiettivo, quando l'obiettivo è stato compreso c'è stato un esploit di richieste di partecipazione ai tavoli e ad un certo punto abbiamo dovuto inevitabilmente chiuderli. I tavoli sono quindi tavoli pubblico-privati, sono composti da aziende private, da associazioni e dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. Si svolgeranno qui a Ferrara oggi pomeriggio in occasione di Remtec in prima seduta, ma naturalmente i tavoli hanno l'obiettivo di crescere, di evolvere, di essere molto concreti e di portare molta innovazione. All'interno dei tavoli si dibatterà lungamente di quelle che sono le problematiche, ma soprattutto di quelle che sono le possibili soluzioni e le opportunità per un sistema complessivo che è evidentemente un sistema pubblico-privato. I tavoli, lo abbiamo detto prima, lo ricordiamo, sono quattro, ma già un quinto potrebbe essere in cantiere. Sono quattro, come dicevo, il primo è dedicato al tema delle bonifiche ambientali e dei sedimenti, il secondo ai rischi ambientali, al clima e ai cambiamenti climatici, il terzo riguarda la economia circolare, la gestione dei rifiuti e il quarto la chimica innovativa e circolare. Io non posso far altro che ringraziarvi molto per essere qui presenti, siete davvero tantissimi, ma saremo sicuramente sempre tanti di più. Vi ringrazio ancora il sistema, ringrazio Alessandro Bratti e vi auguro buon lavoro.